Ciao, io sono Antonello Saviozzi di TC Electronic. Oggi sono da Your Music nel loro reparto bassi e sono con il mio amico Lorenzo Poli. Ciao Antonello e ciao a tutti. Lorenzo, sei qui oggi perché io so che tu utilizzi amplificatori TC Electronic già da un po' di tempo. Sì, dal 2010. Dal 2010. E volevo oggi invece introdurti la nuova linea di prodotti che abbiamo, principalmente a alcune delle caratteristiche che tu già conosci, però volevo che tu la suonassi un po', volevo che tu la vedessi. Qui ad esempio siamo già partiti con la tua tipica equalizzazione. Sì, molto ricercata. Cioè? Cioè tutta dritta. Ecco, spiegami appunto, visto che parliamo di equalizzazione, perché hai scelto TC e perché ti piace suonare l'amplificatore TC Electronic? Ma premettendo che non sono un grande sperimentatore di amplificatori, in genere attacco il cavo nell'amplificatore, faccio boom e deve andare bene il suono. Non mi piace tanto spippolare, a meno che magari tu non sono in studio di registrazione dove vuoi ricercare un suono particolare, allora lì è divertente. Però tendenzialmente concepisco l'amplificatore come proprio un'estensione del basso, cioè deve amplificare quello che mi esce dalle dita e basta, senza sperimentare troppo. Quindi così sarebbe il tuo punto di partenza. Ma adesso questo qui è un caso, non necessariamente, se è tutto dritto e suona bene mi piace, però diciamo nel caso dell'amplificatore TC Electronic è stato un caso. Quando ho provato la prima volta in un negozio, c'era questo amplificatore TC che io non sapevo neanche ai tempi che il TC facesse amplificatori da basso. Gli ho chiesto di provarlo, ho attaccato il cavo e ho fatto. E dentro di me ho detto, mica male. Allora ho preso un po' confidenza, ci ho suonato un pochino sopra, poi ho guardato, era digitale, perché non è questa la testata che ho usato. Eccola qui. Questa è la tua. Esatto, avendo la memoria era già settata tutta flat e suonava già molto bene. Per 3 anni e rotti ho suonato con questa testata flat sempre. Con? Facciamo dei nomi. Beh, a parte i gruppi con cui suono magari in locali, tra cui, nei nomi conosciuti, ho suonato con Franco Battiato. O al Festival di Sanremo ho usato solo questa testata. Questo è il tuo terzo, quarto Festival di Sanremo? 2013 è il quarto. Ok, tre dei quali fatti con TC, o sì. Tutti e quattro? Tre, mi sembra. E anche questo sarà fatto con TC, perché mi semplifica la vita, ecco. Certo. Ha un bellissimo suono. Bene. Quindi Lorenzo, prima di salutare i nostri amici, dici in cosa sei impegnato al momento? C'è ancora qualche concerto della tournée estiva di Franco Battiato, qualche concerto post-estivo, diciamo. E stiamo terminando la lavorazione del nostro secondo disco con la band Found Action, progetto insieme a Sergio Cocchi, che uscirà insieme a un DVD make-off proprio durante la lavorazione. Molto carino, un gruppo a cui sono molto legato sia per motivi artistici che per motivi affettivi, è veramente una bella band. Okay. E poi se i Maya si sbagliano dovrei suonare ancora al Festival di Sanremo nell'orchestra. Bene, quindi con i tuoi prossimi appuntamenti è tutto, salutiamo gli amici, ti ringrazio per essere stato qua con noi oggi. Voglio ringraziare anch'io voi. Buona musica con TC. Grazie, a voi e a tutti, è un marchio che mi ha... Come posso dire? Mi aiuta a fare della bella musica, a vivere serenamente, mi semplifica la vita, perché faccio boom e sono felice. Ciao! Ciao a tutti!